facciamo un bel discorso di visione. Allora, il mercato della comunicazione è cambiato, esistono nuove realtà e se guardiamo poi ai fatturati, insomma, il cambiamento parla chiaro, perché quello che una volta competeva, parliamo dei fatturati dai 16 milioni in su, no? O comunque sull'ordine di grandezza che supera i 10, alle agenzie medio-grandi, oggi compete ad altri tipi di realtà, ad altri tipi di agenzie, perché quelle stesse agenzie sono scese di un gradino. Perché? Cosa sta succedendo? Sta succedendo un disastro da certi punti di vista, però è estremamente affascinante analizzarlo e andare a lavorarci. La mappa di ragionamento è abbastanza complessa e non parte oggi. Parte dalle holding finanziarie che, inventate da Martin, hanno dato una tendenza al mercato della comunicazione che era quello delle aziende quotate, quindi tutte le agenzie multinazionali alla fine sono diventate parte di holding che sono le solite quattro, di cui facciamo parte anche noi ancora. E questo ha fatto sì che ci fosse un'attenzionalità verso l'analista finanziario che doveva essere accontentato. Nel frattempo sono successe tante cose nel mondo, è successa la globalizzazione, la nascita di internet e tutta l'era digitale più o meno evoluta, che poi è stata recepita dal mondo della comunicazione in enorme ritardo e come un disturbo alla quiete, e quindi ci si è arrabattati per andare a inseguirla in qualche modo. Da lì poi è partita l'era dei big data che dovevano cambiare l'universo, e quindi a ondate si va a tentare di fino all'ultimo, no? A tentare di sostituire l'intelligenza, la sensibilità umana con le macchine, ossia quello che il mio direttore creativo preferito Francesco sosteneva, no? Che è quello di è impossibile sostituire il creativo con un computer, e credo che di essere fondamentalmente d'accordo. Ora, tutta sta roba non ha fatto altro che irrigidire nelle posizioni i grandi gruppi e le grandi agenzie. Irrigidirle perché i risultati finanziari che venivano richiesti non permettevano una gestione flessibile e non burocratica, e questo ha fatto sì che la nascita di realtà più piccole, più snelle, più competitive, meno costose, meno burocratiche, più attenti ai desideri del cliente e non a quelli dell'azionista, le ha fatti nascere e le ha fatte prosperare in tutto il mondo. Ovviamente negli Stati Uniti ci sono delle realtà più grandi, quindi nasce Droga 5, in Italia no, ma il paradigma è assolutamente lo stesso. Scusa se ti interrompo, hai nominato Droga 5. Droga 5 comunque nasce su una forte connotazione creativa, invece le nuove realtà nascono più da altre discipline che poi connettono la creatività, però non ne fanno ancora il loro fulcro. È vero, hai ragione, ma non è contraddicente, nel senso che uno deve fare quello che sa fare. David faceva il direttore creativo, continua a fare il direttore creativo, fai la creatività. Altre realtà nascono dall'e-commerce, nascono dall'ingegneria di piattaforma, nascono dal social, nascono da tecnologie, nascono dal digital. Però non sono contraddicenti. Il discorso è che la torta della spesa di marketing è sempre la stessa più o meno, no? Perché quando diciamo che il mercato cresce dell'1-2% vuol dire che è più o meno lo stesso. Il punto è che viene spesa questa cifra, che in Italia è di circa 8 miliardi, al mondo è di circa 800 miliardi. L'Italia rappresenta l'1% del mondo, mal contati. Questa torta viene spesa meno con
le agenzie tradizionali che fanno campagne creative e di più con altre agenzie, con altre realtà che non si chiamano neanche agenzie, che però contribuiscono al lavoro di marketing e non solo di comunicazione. Questo non vuol dire che l'idea creativa non conta più, anzi io credo che conti sempre di più. Infatti tutte le varie agenzie o sedicenti tali che partono dalla consulenza, dalla tecnologia, dall'ingegneria, dalle piattaforme, stanno andando a reclutare creativi, partendo da Google negli Stati Uniti fino ad Accenture in Italia. Quindi se lo fanno è perché gli servono ed è quello che gli mancava, no? Ho la consulenza, ho la piattaforma, ho la tecnologia, ma cavolo, non ho la creatività, non ho l'idea. E l'idea è quella che ti permette di spostare l'ago della bussola. Invece la tecnologia e la consulenza è quella che ti permette di avere un processo efficiente. Noi non vogliamo avere solo un processo efficiente, di cui però non è il nostro lavoro, ma vogliamo spostare l'ago della bussola, e l'ago della bussola lo sai fare solo con delle grandi idee creative, e questo rimane il core del nostro lavoro e di un'agenzia creativa di comunicazione quale la FCB, che però sta avendo nei pochi mesi in cui stiamo lavorando insieme un enorme successo, perché stiamo applicando tutte queste regole che sul mercato non erano applicabili alle grandi agenzie internazionali. Mi spiego meglio. La burocrazia di una grande agenzia, di una holding, in FCB noi non l'abbiamo trovata. Abbiamo avuto carta bianca, abbiamo potuto riorganizzarci, essere snelli, piccoli, flessibili, competitivi, a basso costo. Abbiamo una burocrazia non costosa, ci permette di essere competitivi sul mercato e di investire i soldi che abbiamo più nei talenti e nel reclutare le persone che non nella gestione della baracca e della burocrazia che ci portiamo dietro, che è quello che blocca le grandi agenzie che stanno calando. Poi è ovvio che quando hai un'agenzia che cresce è tutto molto più bello e il feeling è entusiastico, e mentre quando hai un'agenzia che cala, dove devi licenziare la gente, ecco che nasce una sproporzione fra il costo della burocrazia, della struttura, della baracca di back office e le persone operative, e questo è di difficile risoluzione, e questo provoca che le grandi agenzie internazionali nel nostro paese stanno tutte facendo molta fatica, tranne noi. È pur vero che la crescita impone poi di dimensionarsi, no? Cioè voi stessi 6 mesi fa partivate, se non ricordo male, da 30 persone, oggi siete già 60. C'è un limite però poi a questa crescita per non rientrare in tutti quei vecchi e errati paradigmi di cui appunto abbiamo appena parlato? Non c'è un limite. Il limite ognuno se lo pone ed è un limite interno. La FCB un anno fa era grande la metà di oggi dal punto di vista di persone e dal punto di vista soprattutto di ricavi. Quindi in meno di un anno abbiamo raddoppiato i ricavi, quindi c'è una crescita del 100%. I miei detrattori diranno sì, ma partivi da talmente piccolo per cui il 100% non è un grande numero. Per me è un grande numero, 100% è tondo ed è bello. Quindi abbiamo raddoppiato i ricavi, abbiamo più che raddoppiato i talenti. Siamo talmente bravi e fighi che riusciamo ad attrarre talenti e a pagarli, che le grandi agenzie non riescono più a trattenere e a pagare. E questo è bellissimo. E quindi noi siamo estremamente più bravi, più competitivi, più veloci, più attenti, più snelli rispetto alle grandi agenzie. Questo è quello che ci ha fatto vincere 12-13 gare in 10 mesi e che ci sta portando a una grande crescita. Gli obiettivi di quest'anno sono estremamente ambiziosi, dobbiamo crescere di circa un altro 50% e di essere profittevoli a una doppia cifra alta. Come, per concludere, come descriveresti questo mercato? Cioè, sul fronte clienti,
come sono oggi i clienti, ci sono delle differenziazioni, cosa vogliono e cosa può fare un'agenzia per servire sempre al meglio le nuove esigenze di comunicazione, un'agenzia come la vostra? Ma il mercato è quello che è, stagnante, non cresce, ma cresce sempre di cifre molto piccole, stiamo parlando dall'1 al 2 al 3%, dipende da chi guarda, no? Da chi fa le analisi. È stato così negli ultimi anni, continua a esserlo, quest'anno ancora. Non ci sono previsioni dove c'è una crescita del 10%, si parla sempre del 2-3%. I clienti sono anche un po' spaventati, soffrono un po' dell'incertezza di questo tipo di mercato, perché il loro mercato, quindi quello di sbocco dei prodotti e dei servizi che devono vendere, è esattamente la stessa cosa, quindi devono cercare di andare a supportare delle crescite con qualche cosa. Il qualche cosa può solo essere un'idea creativa, che sia di campagna, che sia di social, che sia di web, che sia di PR, che sia di altre cose. Noi stiamo cercando di fare esattamente tutto quello che è comunicazione, non solo pubblicità classica, ma abbiamo tutte le leve al nostro interno e questo ci permette di andare a rispondere a tutte le domande, anche le più piccole, che in molti casi nelle grandi agenzie non si riusciva a fare, e questo è uno dei vantaggi. I clienti sono bravi, hanno bisogno di partner di cui fidarsi e che gli diano delle soluzioni invece che andare a litigare sui soldi e sul fee, invece che cominciare a lavorare seriamente. E questo è un'altra delle cose che credo che siano indispensabili. Molto spesso incontro clienti dove ho pagato tanto, ho avuto poco, ho pagato tanto, mi hanno fatto vedere direttori creativi, esecutivi, account, eccetera, e poi ne ho avuto stagisti. E questo è uno dei limiti, no, di questo grosso mercato. Per cui, scusa, cioè, dopo tanti anni che ci ripetiamo che la comunicazione si fa poco pagare, cioè è difficile sostenere il rendimento, no, per il lavoro fatto, tu mi stai dicendo invece che in questo momento si assiste viceversa, cioè che si paga troppo per quello che si riceve? I clienti pensano esattamente questo. E in molti casi io gli devo anche dare ragione, ma non perché devo, ma perché sono d'accordo. Il mercato delle grandi agenzie ha speculato molto, perché doveva dare dei risultati di crescita e di profitto, e quindi vai, prendi un cliente e poi lo fai seguire da persone non abbastanza competenti. Io credo che si debba fare un'inversione di tendenza, perché poi è facile dire il cliente mi vuole pagare sempre di meno, il mercato cala, cosa posso fare? Cominciamo a vendere della elevatissima professionalità. Il cliente se ne accorge e ti paga di più.